Buongiorno a tutti, oggi vorrei realizzare insieme a voi una camicetta con il metodo del taglio d'oro. Chi mi conosce su Instagram sa che utilizzo il taglio d'oro da un anno e mi trovo molto bene poiché grazie a due misure, alla circonferenza del seno e alla circonferenza del bacino, si realizzano cartamodelli su misura e sulla propria taglia. Il taglio d'oro è un cofanetto da 280 cartamodelli, al cui interno si trovano cartamodelli per taglie esili, per taglie curvi, per bambini, per uomo e anche per taglie normali. Dietro ad ogni figurino si trova il cartamodello in miniatura che verrà realizzato su misura grazie al centimetro apposta del taglio d'oro. Questo centimetro è assolutamente indispensabile poiché grazie a questi numerini che equivalgono alla circonferenza del seno o del bacino si può realizzare il cartamodello applicando la puntina sulla misura e seguendo le misure di ogni cartamodello in piccolo. Il taglio d'oro è molto bello perché si possono realizzare cartamodelli di qualsiasi tipo, quindi anche se sei una taglia esile e vuoi realizzare un cartamodello per una taglia curvy, sarà semplicissimo farlo esattamente grazie a questo centimetro. Basterà semplicemente adattare un pochino la vestibilità, sistemando un attimino il cartamodello, poiché può essere che sia un pochino più largo rispetto ad un cartamodello per taglia esile o per taglia normale. Però in realtà le modifiche sono talmente banali che anche per un principiante sarà semplicissimo farlo. Io adoro il taglio d'oro perché all'interno si trovano tantissimi modelli, ma non solo, si possono abbinare davvero tutti i pezzi. Quindi se mi piace per esempio il corpino di questo abito, posso abbinarlo tranquillamente ad una gonna di un altro abito o ad un pantalone, modificando leggermente l'altezza della vita oppure applicando un elastico, comunque tutto varia in base alla nostra creatività. Quindi oggi vorrei creare insieme a voi questa camicetta del nuovo supplemento numero 314 che potrete trovare sul mio canale Instagram poiché l'ho sfogliato insieme a voi e vorrei realizzare la camicetta numero 106, questa qua. Quindi all'opera e mettiamoci al lavoro. Puntiamo la nostra puntina all'interno della croce seguendo i nostri centimetri di giro seno. I miei sono 80. Quindi punto la puntina all'interno della croce e comincio a seguire le misure del cartamodello. 20 cm, 15 cm, tenendo sempre conto che il puntino deve essere sempre alla destra del righello e bisogna sempre seguire la linea anziché i puntini perché è quella che dà il cartamodello perfetto. Utilizzeremo i due righelli del taglio d'oro per creare il cartamodello e per unire tutte le linee dei fianchi e del colmo manica. Utilizziamo il righello meno curvo per fare le linee del giro manica del fianco della manica. Utilizzerò 16 di misura sia da un lato che dall'altro, in modo da mantenere la stessa curva. In questo modo non rimane troppo curvo, ma leggermente arrotondato. Uniamo la parte sotto, sempre con il righello leggermente curvo, poiché il cartamodello lo prevede. E poi procediamo con il colmo della manica con il righello più curvo, seguendo molto attentamente tutte le curve del colmo manica, tentando di farle molto più simili possibile. Thank you.
Andiamo a segnare la molleggiatura a partire dal quarto punto del davanti della manica, il colmo manica e il terzo punto del dietro. E la molleggiatura sarà su questa linea. Mi segno la molleggiatura anche sul polsino della manica e vado a ricavare il dritto filo ponendo il mio righellino per capire se è parallelo alla croce. Essendo parallelo, parto direttamente dalla croce e faccio il mio dritto filo e mi segno il davanti della manica. Abbiamo il centro dietro che adesso è posizionato al contrario, poiché ogni parte del cartamodello deve essere rivolto tutto nella stessa direzione e non può essere messo a testa in giù rispetto alla parte davanti del cartamodello. Poi abbiamo la manica con l'arricciatura, abbiamo il davanti, la paramontura davanti, il polsino della camicetta e la paramontura del dietro. Il cartamodello richiedeva 140 cm di tessuto per un'altezza di 150 cm. Bisogna ricordarsi che è sempre per 94 cm di giro seno e 100 cm di giro fianchi. Io comunque sono stata un po' abbondante perché ho voluto aggiungere i 4 cm di orlo sulla parte davanti e sulla parte dietro. Dunque, ora aggiungerò soltanto 1 cm davanti, sulla paramontura davanti, tutte e due le parti, e 4 cm sull'orlo, sia del davanti che del dietro, che dalla paramontura davanti. Per quanto riguarda la manica, lascerò 1 cm su tutti i lati, anche perché poi ci sarà il polsino, quindi non è necessario allungarla e basta, possiamo procedere con la cucitura. Una volta tolto il cartamodello dal tessuto, andiamo a posizionare la spalla davanti con la spalla dietro, diritto contro diritto. Andiamo a spillare prima la spalla sinistra e poi la spalla destra, facendo attenzione a far combaciare molto bene il tessuto a 1 cm di margine di cucitura. Questo è un voile di seta, quindi è un pochino scivoloso e bisogna prestare più attenzione. Ma una volta sotto la macchina da cucire, l'importante è tenerlo ben fermo e non scivolerà più. Una volta spillate entrambe le spalle, non ci resterà far altro che aiutarci con la guida della macchina da cucire e cucire a 1 cm dal margine di cucitura. Le spalle sono state cucite e rifilate in taglio e cuci. Ora andiamo ad attaccare la manica facendo combaciare tutte le tacche, quella al centro, dietro e davanti. Abbiamo fatto anche una filzetta a partire dalle due tacche, dal dietro al davanti, in modo da permettere una ricciatura perfetta. Spostiamo il margine di cucitura dietro e iniziamo a far combaciare le tacche diritto contro diritto. Abbiamo spillato tutta la manica fino all'inizio delle tacche, da dove partirà l'arricciatura. Ora, siccome la manica è più larga rispetto al giro manica del corpino, cominciamo ad arricciare uniformemente in modo da colmare quel vuoto che si forma tra la manica e il giro manica del corpino. Io ho attaccato tutta la manica con il corpino aperto sul fianco in modo da facilitarmi il lavoro. Una volta arricciato uniformemente, si passa alla macchina da cucire. Ora molto semplicemente vi spiego cosa andremo a fare.
abbiamo montato le maniche con l'arricciatura e l'abbiamo rifinita a taglio e cuci, anche il corpino dietro e davanti li abbiamo uniti, rifiniti a taglio e cuci, andranno stirati e poi qui ci andrà la paramontura. E adesso andiamo ad unire le maniche e i fianchi in un unico momento. Dunque, io ho spillato tutto a rovescio. Ho messo uno spillo in trasversale nel punto di giuntura delle maniche e ho continuato così. Faccio la stessa cosa da un lato e dall'altro. Dopo rifinisco in taglio e cuci e poi posso procedere con la paramontura. Prima di cucire il polsino alla manica, ho fatto due impunture a punti larghi in modo da creare un'arricciatura. Un pochino l'arricciatura si è già creata allungando il punto, però la andremo a sistemare prima di attaccare il polsino in modo che abbiano la stessa ampiezza. Il polsino non è altro che un tubolare chiuso, così, sorfilato, e con il margine di cucitura all'interno. In questo modo questa parte resterà all'interno del polso e invece questa parte verrà cucita all'esterno con un sottopunto a mano. Quindi ora questa parte è il diritto della manica. Andremo a cucire il polsino all'interno facendo combaciare bene i margini di cucitura e la cucitura e dopodiché andremo a rigirare all'interno, all'esterno, il polsino. In questo modo avremo il polsino attaccato alla manica. Io ho già fatto l'altra manica e il risultato è questo qua. E voilà il risultato finale. Vorrei farvi vedere la paramontura che è stata attaccata al collo davanti e dietro e ribattuta all'interno in modo da non vedere niente all'esterno. Ho fatto qualche piccolo punto a mano per fissarla intorno, quindi si vede qualche piccolo puntino, come fare l'orlo invisibile. Dopodiché ho fatto l'orlo e cucito a mano i polsini sopra. Direi che per 2 minuti di carta modello abbiamo un risultato eccezionale. Andiamo a vedere come sta indossata.